siano P e Q due polinomi su C con il grado di P minore del grado supponiamo che P e Q non abbiano zeri in comune, altrimenti semplificate. Allora, P su Q è uguale alla somma delle parti caratteristiche degli sviluppi di Laurent di P su Q rispetto di punti iniziali di zeri di Q in un intorno forato di tali zeri in intorno forato di tali zeri. Più difficile a enunciare che a capire questo. Questo è un'altra composizione infratte che voi già avete applicato tante volte nella vostra vita. Ma poi cosa dice? Cosa stiamo facendo? Poi possiamo. Abbiamo ragazzi. P e Q sono due polinomi su C, dove il grado di P è più piccolo del grado di Q. Poi supponiamo che P e Q non abbiano zero in comune, perché noi dobbiamo considerare il rapporto, sono zero in comune semplificato. Allora, come si scrive il rapporto P su Q? Avete una funzione P di Z su Q di Z. Considerate gli zeri di Q. Supponiamo che ammetta due zeri. Xi0 e z0, supponiamo che qua metto 0, x0 e z0, d'accordo? Supponiamo che z0 sono 0 di ordine n e x0, z0 è 0 di ordine n. Allora, x0, in tutto l'esercizio di tirare a casa, è un polo di ordine n per la funzione p su q. Quindi,
zeri di Q. Xi 0, 0 di ordine n, z0, 0 di ordine n. Allora ragazzi, se xi0 è uno 0 di ordine n per q, avete che xi0 è un foro di ordine n per p su q, che bisogna arrivare a casa. Similmente z0 è un foro di ordine n per p su q. D'accordo? Riusciamo a questo punto. Allora fatevi lo sviluppo di p su q nell'intorno del punto xi con 0 e andate a vedere soltanto la parte caratteristica. In virtù della composizione precedente, com'è la parte caratteristica? In virtù della posizione precedente, il risultato è che la parte caratteristica dello sviluppo di P su Q intorno a xi con 0. Come è fatta la parte caratteristica? Se resta al termine 1 fratto z meno z0 alla n, sarà del tipo b meno n fratto z fratto z meno xi con 0 alla n più b meno 1 fratto z meno, facciamo la componente, z meno xi con 0. D'accordo? In virtù della posizione precedente. Ide la parte caratteristica dello sviluppo di valore di Lorà di P su Q intorno a z0 è del tipo b meno m fratto z meno z0 alla m più b meno 1 fratto z meno z0. Ma si chiaro questo punto? Poi lo ripeto. Supponiamo ragazzi che Q abbia due zeri, xi0 e z0. D'accordo? E questi non siano zeri per P. Poi cioè che xi0 è uno 0 di ordine n e z0 è uno 0 di ordine m. Non se xi0 è uno 0 di ordine n per Q, in virtù dell'esercizio che dovete fare a casa, avete che xi con 0 è un polo di ordine n per la funzione p su q. Similmente z0 sarà un polo di ordine m per la funzione p su q. Poi facciamoci uno sviluppo di una funzione p su q intorno al punto xi con 0, uno sviluppo di Lorà, e consideriamo la parte caratteristica. Essendo un polo di ordine n, in virtù della posizione precedente, la parte caratteristica si arresta al termine a meno n fratto z meno xi 0 alla n, con questo coefficiente diverso da 0. D'accordo? La posizione abbiamo annunciato qui. Similmente, lo sviluppo di p su q intorno al punto z0 sarà del tipo b meno n fratto z meno z0 alla n
più b meno 1 fratto z meno z0. Cioè, scusate, queste sono le parti caratteristiche che sto guardando, non mi interessa la parte regolare, ma sono le parti caratteristiche, d'accordo? Allora, cosa dice Ricciardo? Che io, che i sub Q posso scrivere come a meno m fratto z meno z0 m più a meno 1 fratto z meno z0. Qui era? Si con 0, meno si con 0, più a meno 1 per z meno con 0 più b meno m fratto z meno z0 alla m più b meno 1 fratto z meno per ogni z fratto a c meno punti z0 x con 0. Questo mi sta dicendo. Come posso decomporre in fratti p su q? Questa è la parte caratteristica dello sviluppo di Laurent di P su Q intorno al punto psi con 0. E questa è la parte caratteristica dello sviluppo di Laurent di P su Q rispetto al punto intorno al punto z0. A me non c'è chiaro. Immagino questa avete già incontrato più volte. Allora, fare la decomposizione in fratti, un polinomio, avete applicato questa regola senza però conoscere. Cioè, senza conoscere la dimostrazione. D'accordo? Chiaro annunciato, ragazzi? Vediamo la dimostrazione. Allora, ragazzi, usando le stesse notazioni che abbiamo usato adesso, supponiamo, facciamo, dimostriamo questa proposizione nel caso in cui ci siano soltanto due zeri, xi con 0 e z0, entrambi, il primo con 0 di ordine n e il secondo con 0 di ordine m. In questo caso semplice facciamo. D'accordo? Allora, abbiamo detto che xi con 0 è uno 0 di ordine n, per cui quindi xi con 0 è un polo di ordine n per p su q. Facciamo lo sviluppo di Laurent della funzione f intorno al punto xi con 0. Capite che P di Z più Q di Z sarà uguale a, siccome è un polo di ordine n, la parte caratteristica è di questo tipo. A meno n più la Z meno C con Z la n più a meno 1 fratto z meno si con 0 più, così sarà la parte regolare, più a con 0 più a con 1 fratto z meno z 0 più a con 2 scusate meno si con 0 per z meno si con 0 qua più un meno z in un intorno. Quadrato di psi con 0. Ragazzi, la parte caratteristica chiamata il sigma 1 di z. Che cosa ho fatto, ragazzi? Ci ho fatto uno sviluppo di Laurent della funzione P su Q più intorno del punto psi con 0. Tenendo presente che xi con 0 è un polo di ordine n, la parte caratteristica ha questa forma.
Facciamo la stessa cosa, ragazzi, intorno al punto z0. P di 0 su Q di 0 posso scrivere allora come B meno M fratto Z meno Z0 alla N più B meno 1 fratto Z meno Z0 più B con 0 più B con 1 per Z meno Z0 più B con 2 per Z meno Z0 più punti e puntini in un intorno forato di z0. E la parte caratteristica chiamiamola sigma 2 di z. Quindi lo fa z0 è un polo di ordine n per p su q. Abbiamo fatto uno sviluppo di Lorentz intorno al punto z0. Perché la parte caratteristica ha questa forma? In virtù della proposizione precedente. Se resta al termine 1 fratto z meno z0 alla m. Consideriamoci la funzione, ragazzi. P di z su q di z meno sigma 1 di z meno sigma 2 di z. Vediamo quali sono le singolarità di questa funzione. A P di z, a P di z su Q di z, si sottrae la parte caratteristica di questo sviluppo e la parte caratteristica di z. D'accordo? Vediamo chi sono le singolarità. P su Q chi ha come singolarità? Ha come singolarità soltanto i punti z0 x con 0. Sigma 1 chi ha come singolarità? Soltanto x con 0. E sigma 2 chi ha come singolarità? Soltanto z0. Quindi le singolarità di questa funzione sono soltanto x con 0 e z0, non ci sono altre singolarità. D'accordo? Vediamo che tipi di singolarità sono queste. Che tipi di singolarità sono x con 0 e z0 per questa funzione? Guardate una cosa, andiamo a vedere z0. Z0 non è una singolarità per sigma 2. Vi trovate? No, cioè vediamo xi con 0. Prima xi con 0. Xi con 0 non è una singolarità per sigma 2. Perché questa singolarità è z0 soltanto. Quindi sigma 2 non ha singolarità in xi con 0. Vediamo invece, vediamo questa funzione p su q meno sigma 1. Chi è p su q meno sigma 1? È questa meno questa parte qui. Quindi non è altro che questa parte qui. D'accordo? Vedete ragazzi, che tipo di singolarità quindi è xi con 0 per la funzione p su q meno sigma 1? È una singolarità eliminabile, perché se fate il limite di p su q meno sigma 1 per z che tende a z a 0, ottenete il limite di questo per z, no, per z che tende a xi con 0, e il limite di questo per z che tende a xi con 0 è uguale a con 0. Quindi la singolarità è eliminabile. D'accordo? Quindi, conclusione. Xi con 0 è una singolarità eliminabile per tutta questa funzione. È chiaro questo punto, ragazzi? Non lo devo ripetere. Rivediamo. Vediamo il punto xi con 0. Questa funzione ha soltanto due singolarità. Z0 e xi con 0. Vediamo xi con 0. Allora, per sigma 2, xi con 0 è la singolarità per sigma 2. Questo è sigma 2, vedete? La singolarità è soltanto z0. Quindi xi con 0 è un punto regolare in questa funzione. Andiamo invece per quest'altra funzione, che è p su q meno sigma 1. Che tipo di singolarità è xi con 0? Chi è p su q meno sigma 1? È questo meno questo, cioè è questa parte regolare. Quando faccio il limite p su q meno sigma 1 per xi che tende a xi con 0, che cosa è il limite di questa funzione? Di questa funzione per xi che tende a xi con 0, chi è? A con 0, quindi il limite esiste ed è finito. E quindi xi con 0 è una singolarità eliminabile per p su q meno sigma 1. Quindi in conclusione, per questa differenza xi con 0 è una singolarità eliminabile. Per questo non è una singolarità, e per tutta la funzione sarà una singolarità eliminabile.
Ragazzi, la stessa cosa fate per z0. Però accoppiate questa con questa e poi separate da questa. D'accordo? Fate lo stesso discorso. Quindi, conclusione. Avete qui. Come possiamo scrivere? Psi con 0 e z0. Psi con 0 e z0 sono due, diciamo così, questa funzione soltanto due singolarità isolate. Psi con 0 e z0. Ed esse risultano essere due singolarità eliminabili. D'accordo? Quindi riesco a trovare un prolungamento G su tutto C, un prolungamento analitico su tutto C, tale che su C meno questi due punti coincide con questa funzione. Dunque, esiste una funzione intera. Che cosa è una funzione intera? Una funzione definita su tutto il campo complesso e ivi analitica. G in C in C. Tale che G di Z è uguale a P di Z su Q di Z meno sigma 1 di Z meno sigma 2 di Z per ogni Z appartenente a C nei punti Z0 e Psi con 0. Qui riesco a trovare una funzione intera, quindi una funzione definita su tutto C e analitica, tale che P su Q meno sigma 1 meno sigma 2 coincide con G su C esclusi i punti Z0 e Psi con 0. Ci siamo fino a questo punto? Abbiamo finito a questo punto. La funzione G. G è una funzione intera. Come si comporta G all'infinito? All'infinito G si comporta come P su Q meno sigma 1 meno sigma 2. Vi trovate? Quindi all'infinito cosa fa? P su Q cosa fa all'infinito? Io come ho scelto, ragazzi? Ho scelto il grado di P più piccolo del grado di Q. Quindi all'infinito P su Q tende a 0. Sigma 1 e sigma 2, quando 0 tende all'infinito, dove tendono? Sigma 1 e sigma 2 tendono a 0. Vi trovate? Quando z è all'infinito tende a 0. Quindi ho che allora due delle stesse funzioni, in particolare risulta il limite di g di z per z che tende infinito uguale a 0. Ragazzi, vedete, una funzione analitica definita su tutto il piano complesso che all'infinito se ne va a 0, questa funzione com'è? Ovviamente sarà una funzione limitata, perché all'infinito è limitata. Mettete sui compatti per il teorema di Carstens, è limitata, quindi questa qua è limitata dappertutto. Quindi, G è su C.
D'accordo? Abbiamo già visto questo fatto, vediamo la funzione analitica, nel piano complesso, che all'infinito tende a 0, allora è limitato tutto il piano. Quindi G è limitato su C. Quindi la funzione analitica intera, limitata su C. Allora cosa vuol dire per il teorema di Liouville? G com'è? Costante. Ma siccome l'infinito tende a 0, com'è questa costante? È 0. Risulta è chiaro questo fatto, ragazzi? G è limitato, all'infinito tende a 0, G è limitato, G è una funzione analitica su tutto il piano complesso, è limitato, per il teorema di Liouville è costante, ma siccome l'infinito sarà a 0, la costante deve essere per forza 0. Quindi G di 0 è uguale a 0, G di 0 è uguale a 0, anche se è appartenente a C. E quindi per fare cosa avete, ragazzi? Che P su Q meno sigma 1 meno sigma 2 è uguale a 0, però di Z appartenente a questo insieme. In particolare, a questo è che ho P di Z su Q di Z è uguale a sigma 1 di Z più sigma 2 di z per ogni z appartenente a c viene il punto z 0 e x 0 e così il teorema è dimostrato, la posizione è dimostrata, d'accordo? Cosa erano gli esercizi, ragazzi? Perché vedete come questa ragazza g di z è uguale a P su Q meno sigma 1 meno sigma 2 in C meno i punti 0 0 e sigma 0. Quindi siccome G vale 0, questo è uguale. D'accordo? Ragazzi, cosa avevo gli esercizi? Lui assegna un po' due valori, P su Q, dove il grado di P è più piccolo del grado di Q. E voi sapete, considerate gli zeri di Q. Vedete di che ordine sono e vi potete scrivere le composizioni di questo tipo. Poi bisogna trovare i coefficienti a con n, a meno n, a meno 1, a 0. Questa è la composizione, d'accordo? Lo scrivete in questo modo. Poi dovete trovare i coefficienti a meno n, a meno 1, b meno n, b meno 1. D'accordo? Questi li fanno con le tecniche conoscete, oppure vi accedete altre, dopo vi do anche delle formule per calcolare questi coefficienti. O fate le tecniche usuali, no? Quel principio di indicare i polinomi, per esempio, oppure dopo vi do delle formule per calcolare questi coefficienti. Posso cancellare? Definizione.
siano anche in C un aperto. F di A in C una funzione analitica. Z0 appartenente a C meno A una singolarità isolata per F. Z0 appartenente a C meno A singolare, la singolarità isolata per F. Il residuo di F di Z0 è definito da uno fratto due diretto di integrale sul gamma di F di Z di Z dove gamma è F appartenente alla D associa gamma di T appartenente ad A e una curva chiusa semplice regolare a tratti orientata posizionale vuol dire senso antiorario, orientato positivamente contenente al suo interno z0 e non contenente altre singolarità. Gamma aperto connesso. Contenente altre singolarità di F. D'accordo? Quindi voi ragazzi, questo è lo stato aperto A, questo è il punto z0 che è una singolarità isolata. Che è il residuo di f in z0? 1 su 2 scrive qui l'integrale su gamma
di f di z, dove chi è gamma? Gamma è una curva chiusa semplice regolare a tratti, pare che nel suo interno ci sia il punto z0 e poi non ci siano altre singolarità della funzione. Tutti gli altri punti la funzione deve essere analitica. D'accordo? Ragazzi, chi è il residuo? Chi è questo integrale? Questo non è altro, state per attenzione, al coefficiente c meno 1, cioè il coefficiente di 1 fratto z meno z a 0, che ottenete facendo lo sviluppo di Laurent di f, un intorno forato di z a 0. Il residuo di f di z a 0 è il coefficiente c meno 1 di 1 fratto z meno z0 dello sviluppo di Laurent in un intorno forato di z0. Ricordate i coefficienti sono ck cl 1 fratto 2 pi greco di integrale su gamma di f di z fratto z z0 alla n di 1 in z. Se prendete n uguale meno 1, 0 meno z da 0 meno 1 più 1 fa 0, quindi avete, questo diventa 1, ottenete quindi c meno 1 proprio uguale 1 fratto 2 elementi integrali su gamma di z. D'accordo? Quindi quando fate lo sviluppo di Laurent di f intorno del punto z0, il coefficiente c-1, cioè il coefficiente del termine 1 fratto z meno z0, è il residuo di f del punto z0. D'accordo? Si calcola il residuo di f del punto z0, il caso in cui z0 è un polo di ordine n. Sia a inclusi in c un aperto. F è la funzione di a in c analitica. E z0 appartenente c meno a un polo di ordine n per n. Allora il residuo di f in z0 è uguale a 1 fratto n meno 1 fratto a il limite per z che tende a z0 della variabile 2 di n meno 1 su dz di f di z per z meno
z0 alla n. E ragazzi, A è un aperto, F è una funzione fina analitica, z da 0 è un punto di C meno A, polo di ordine n per F. Poi il residuo di F in z da 0 si chiama 1 fratto n meno 1 fattoriale. In linea per z che è z da 0, della derivata d'ordine n meno 1, di F di z per z meno z da 0 alla n. Dimostrazione di felicità. Ragazzi, z è 0 è un polo di ordine n. Questo è scritto che il limite di f di z è 0 che tende a z a 0. Di f di z per z meno z 0 la per z che tende a z a 0 è uguale all'angolo di f di z. Questo fatto implica, ragazzi, questa funzione abbiamo già visto prima, f di z per z meno z 0 la n ammette limite per z che tende a z a 0, è un numero complesso. Quindi vuol dire che z a 0 è una singolarità eliminabile per questa funzione. Quindi z a 0 per 1, 2, eliminabile, cioè esiste un prolungamento analitico di f in un intorno di z a 0. Chiamiamo, denotiamo tale prolungamento con G. D'accordo? Z da 0 può vuol dire n per f, cioè questo limite è un numero complesso. Questa funzione mette limite, limite è un numero complesso. Quindi questo ci dice questa funzione f di z per z meno z da 0 n ammette in z da 0 una singolarità eliminabile. Cioè esiste un prolungamento di f all'intorno del punto z da 0. Andiamo a concitare prolungamento. Noi ragazzi dobbiamo calcolarci questo limite adesso. Puoi calcolare il limite 1 fratto n meno 1 fratto a limite per z che tende a z a 0 della derivata d'ordine n meno 1 rispetto a z di f di z per z meno z0 alla n. Grazie.
quando calcolo i limiti di una funzione, non mi interessa cosa fa la funzione del punto, mi interessa cosa fa la funzione all'intorno del punto. Questo in generale è qualsiasi limite. Quindi posso sostituire qui ad f di z per z meno z0 la funzione g di z, perché all'intorno del punto z0 g di z e f di z per z meno z0 alla n coincidono. Vi trovate? Posso sostituire questa funzione g di z, e questo g di z, guarda questa funzione all'intorno del punto z0, non nel punto z0, all'intorno forato del punto z0, non nel punto z0. Ma cosa succede in z0 non ci interessa. E questo guarda, 1 fratto per meno 1 fattoriale il limite per z che offende z0 della derivata di ordine n meno 1 rispetto a z di g di z. Ma g di z è una funzione analitica, quindi funzione analitica con la proprietà di essere di classe c infinito, quindi la derivata d'ordine n1 è una funzione continua, quindi questo non è altro che 1 fratto n meno 1 fattoriale la derivata d'ordine n meno 1 rispetto a z di g di g nel punto z0. Trovate? Perché g è una funzione analitica, quindi classe c infinito, quindi la derivata dell'ordine n meno 1 è continua, e quindi il limite della derivata è altro che la derivata calcolata del punto. Ragazzi, ma che cosa vuole la derivata, ricordate, la derivata di ennesima di una funzione analitica? Adesso dico come 1 tra n meno 1 fattoriale per n meno 1 fattoriale 2 e poi l'integrale su gamma di g di z fratto z meno z0 alla n di z. Ricordate questa formula che abbiamo visto per calcolare la derivata di ordine n, questa è la dell'ordine n meno 1, sto applicando. Abbiamo dato la formula quando abbiamo fatto lo sviluppo di Laurent. Abbiamo visto come corollario che le funzioni analitiche sono sviluppabili in serie di potenza, in serie di Taylor. Abbiamo calcolato, abbiamo visto un modo di calcolarci la derivata. La derivata è la valida questa qui. Ricordate, se andate a rivedere gli appunti, provate questo fatto qui. Questo è questo sentito, questo è questo qui. 1 fratto 2. Direi qui l'integrale su gamma g di z chi è? Adesso sto, ragazzi, sto su gamma, quindi non sto più sul punto, non sono in z a 0, d'accordo? Sto intorno di z a 0 e gamma è intorno di z a 0, g non è altro che f di z per z meno z a 0 alla n, quindi a g posso sostituire un'altra volta f di z per z meno z a 0 alla n. F di z per z più z0 alla n fratto z più z0 alla n. Quindi questo è così, semplifica, e quindi non è altro che il residuo di sì, z0. D'accordo? Ragazzi, questo è la formula per calcolare il residuo di f del punto z0, caso in cui z0 è un polo di ordine 1.
è un caso particolare, corollario. Sia A inclusi in C una pellicola. F FG per funzione di A in C analitiche. Z0, punto appartenente a tale che f di z0 è diverso da 0 e z0 è 1, 0 di ordine 1 per g. Allora, il residuo di f su g del punto z0 uguale a f di z0 fratto g primo del punto z0. Ragazzi, quindi ho A una pellicola, FG sono due funzioni fi di A a valori in C analitiche, poi Z a 0, un punto appartenente ad A, in cui si annulla, in cui la F è diverso da 0, e in cui la G si annulla, ma non 0 di ordine 1. Allora, questa è la funzione F su G, d'accordo? Allora, Z a 0, per questa funzione un polo di ordine 1, in base all'esercizio che vi ho detto di fare. Quanto è uguale allora il residuo di f su g nel punto z0? È uguale a f di z0 diviso la derivata di g nel punto z0. Ragazzi, guardate, la derivata di g nel punto z0 è diversa da 0, perché per ipotesi mi ho detto che z0 è uno 0 di ordine 1 per g, quindi la sua derivata prima in g è diversa da 0. Dimostrazione. Applichiamo questa formula, ragazzi. Allora, abbiamo detto che z0, siccome z0 è uno 0 di ordine 1 di g, è un polo di ordine 1 per f su g. Quindi dobbiamo applicare questa formula con n uguale a 1. Vedete che il residuo di f su g nel punto z0 è uguale a... Allora, se n uguale a 1 tiene 0 fattoriale che vale 1, il limite per z che tende a z a 0, la derivata di ordine, per derivata di ordine 0 si intende la funzione, d'accordo? Qua, per n uguale a 1 la derivata di ordine 0 si intende, non sta mettendo niente qui, quindi è soltanto f di z su g di z per z meno z0 per n uguale a 1 viene 2. E questo posso scrivere come il limite per z che tende a z0 di f di z fratto p di z fratto z meno z0. Trovato dei numeratori di relatore per z meno z0. Ragazzi, ma poi io posso sottrarre meno g di z0, perché g di z0 vale 0,
D'accordo? Quindi qua posso tranquillamente sottrarre g di z di 0. Ma chi è questo, ragazzi? Questo è un altro f di z di 0. D'accordo? Posso cancellare? Ragazzi, guardate, vi ho detto che il residuo di f nel punto z0 non è altro che, nel caso in cui z0 è un polo, l'ordine n, non è altro che il coefficiente c-1. Se z0 è un polo di ordine n, nella parte caratteristica, oltre al coefficiente c-1, da tutti gli altri coefficienti, fino ad arrivare al coefficiente c-n. Esiste un modo, una formula di calcolare gli altri coefficienti? Sì, una formula esiste, questa è una formula che spesso gli ingegneri amano applicare. Allora, così è siano A inclusi in C aperto. F è una funzione di A in C analitica e z0 appartenente a c meno a un polo di ordine n per f. Allora sia f di z uguale c meno n fratto z meno z0 più c meno 1 fratto z meno z0 più c0. Sigma di z uguale c meno n fratto z meno z0 alla n più c meno 1 fratto z meno z0 più c, che è qua, scusate, la parte caratteristica di e lo sviluppo di Lorentz di F in un intorno quadrato di z da 0. Allora, per ogni k uguale 1 n, il coefficiente c meno k è da 1 fratto n meno 1 fattoriale, il limite del z che tende a z0 della derivata di ordine n meno 1 rispetto a z, di f di z per z meno
zeta 0 alla n più k meno 1 k meno 1. Ragazzi, questa forma, allora, A è solo da aperto, F è una funzione di A in C analitica, Z0 è un elemento di C meno A che è un polo di ordine N per F. Però se vi fate lo sviluppo, se vi fate lo sviluppo di Laurent di F intorno al punto Z0, la parte caratteristica è quello che abbiamo visto all'inizio della lezione, ha questa espressione. C meno n fratto z meno z alla n più punti di punti di c meno 1 fratto z meno z a 0, dove sappiamo sicuramente che questo termine c meno n è diverso da 0. Tutti gli altri termini non ci sono, sicuramente. Allora, come posso calcolare questi termini? Eccola qua. Prendo k uguale 1 n, il coefficiente c meno k è cosa uguale a 1 fratto n meno 1 fattoriale, il limite per z che tende a z a 0 della derivata d'ordine n meno 1. Io cosa? F di z per z meno z a 0 alla n più k meno 1. Ragazzi, guardate in particolare, se prendete k uguale a 1, quindi di fare il coefficiente c meno 1, cosa viene? K uguale a 1, 1 meno 1 0, che non sostenete? 1 fratto n meno 1 fattoriale, il limite per z per z a 0, la derivata dell'ordine meno 1 di f di z per z meno z a 0 alla n. Quello abbiamo trovato prima, il residuo di f in z da 0 che è il coefficiente c meno 1, d'accordo? Quindi per k uguale meno 1 trovate c meno 1 nell'altro il residuo di f nel punto z da 0, per k maggiore di 1 e minore o uguale di n trovate gli altri coefficienti della parte caratteristica. Dimostrazione. Ragazzi, consideriamoci questa funzione. Quando fa il limite? Allora, noi sappiamo che z0 è un polo di ordine n per n. Questo fatto indica che il limite per z che tende a z0 di f di 0 per z meno z0 alla n più k meno 1, questo lo posso scrivere come limite per z che tende a z0 di f di 0 per z meno z0 alla n per z meno z0 alla k meno 1. D'accordo? Ragazzi, per ripetere, grosso modo la dimostrazione fatta prima. Quando è questo limite, ragazzi? Se k è uguale a 1, questo viene z meno z0 alla 0 che fa 1. Questo limite sappiamo che è diverso da 0, perché z da 0 è un polo di ordine n. Quindi questo qua è diverso da 0 se k uguale a 1. Se k invece è maggiore di 1, questo tende a un limite diverso da 0. Questo tende a 0, il prodotto fa 0. 0 è uguale se k maggiore di 1 è minore uguale di n. Proprio che ci interessa, in ogni caso questo limite esiste.
e appartiene a C. D'accordo? Quindi questa cosa ci dice che Z0 è una singolarità eliminabile per questa funzione, questo fatto qui. Quindi Z0 è una singolarità eliminabile per f di z per z di z0 alla n più k di 1. Perché questa funzione è mettinina per z che tende a z0, che è un numero complesso. Sia G1 prolungamento analitico di f di z per z meno z z alla n più k di 1 in 1 intorno di z0. Ragazzi, scusate, faccio un errore. Mi sono sbagliato, non di f. Mi sono momento all'inizio di f di z per z meno questa da qua. Ma che fa ragazzi? Z0 è la singolarità eliminabile non per f, ma per f per z di correggite una situazione precedente. Questa funzione la metti dite. Quindi z0 è la singolarità eliminabile per f di z e per z meno z0 alla n. E quindi sia G un prolungamento analitico di f di z per z meno z da 0 alla n. Correggito, d'accordo? Quindi ragazzi, intorno sia G un prolungamento analitico di f intorno di z da 0. Ok, quindi calcoliamoci, calcoliamo questo limite. Devo calcolare 1 fratto n meno 1 fattoriale il limite z che tende a z0 la derivata di ordine n meno 1 rispetto a z di f di z per z meno z0 alla n più k meno 1. Come prima, quando calcolo i limiti, non mi interessa cosa fa la funzione del punto z0, ma cosa fa la funzione intorno al punto z0. Quindi posso rimpiazzare questa funzione con g. Questo è uguale a 1 fratto n meno 1 fattoriale il limite per z che tende a z0 della derivata del limite n meno 1 rispetto a z di g z. D'accordo? Immagina funzione analitica, quindi la derivata di ordine n è continua. Quindi questo non è altro che 1 fratto n meno 1 fattoriale, la derivata di ordine meno 1 di g meno 1 di 0. Ma che è la derivata di ordine meno 1 di g meno 1 di 0? Ecco, la stessa formula di prima. Questo qua, 1 fratto n meno 1 fattoriale, n meno 1 l'integrale su gamma di g di z fratto z meno z0 alla n di z. Dove chi è gamma? Gamma è qua sotto, una curva che prende per esempio gamma
una circonferenza di centro zeta 0 e il raggio rho contenuta in A, e tale che non ci siano altre singolarità nell'interno. Per questo nel senso anche ora. Quindi su gamma, siccome non sto in zeta 0, posso sostituire, a G posso sostituire la sua espressione. Posso sostituire f di 0 per 0 per zeta 0 è più k meno 1. Questo si semplifica, più uguale a 1 a 1. Direi qui l'integrale su gamma di f di 0 per zeta meno zeta 0 è più k meno 1 fratto z meno zeta 0 a n. Questo è uguale a 1 fratto l'integrale su gamma f di z. Questa z meno z alla n, con z meno z alla n si semplifica, cosa resta? Z meno z da 0 alla k meno 1 che k meno 1 che lo posso scrivere come z meno z0 alla meno k più 1. D'accordo? Ma questo, ragazzi, non è altro per definizione coefficiente di c meno k, che sta la maggiorità. Il programma è che gamma, la circonferenza z0 più ρ è il t con t appartenendo a 0 più pi greco, e ρ è tale che la circonferenza è tutto contenuto che nell'interno circonferenza, a parte z0 non ci sono altre singolarità. D'accordo? Adesso giusto in 25 minuti tutti e tre riesciamo a completare tutta la parte di teoria. Ho fatto tour de force oggi senza gli esercizi così. Grazie di questa formula, perché dove si può utilizzare questa formula? Quando fa la decomposizione dei polinomi, d'accordo? Per calcolare i coefficienti della decomposizione dobbiamo utilizzare questa formula. Poi facciamo gli esercizi. Ragazzi, quello è corretto? La singolarità eliminabile per f di z per z per z da 0 alla n. Ragazzi, però anche prima, abbiamo dimostrato, abbiamo caratterizzato la singolarità, no? F di z per z meno z da 0 alla n per z meno z da 0 è uguale a lambda. Abbiamo detto z da 0 è una singolarità eliminabile per questa funzione, non per f, spero di aver detto bene, controllato. Se avessi detto per f, sostituite f per f di 0 per z meno z da 0 alla n. Thank you.
Teorema dei residui. Siano A inclusi in C con aperto. F è una posizione di A in C analitica. E guardate che P appartenente a B, associo grande di T appartenente ad A, una curva semplice chiusa e regolare a A. Poi siano zeta 1 zeta k appartenente a C meno A, singolarità isolate per F interne a gamma. Se gamma non ha al suo interno un continuo altre singolarità allora l'integrale su gamma di f di z quindi z uguale 2 più greco i sommatore su integrale tra 1 e k che residuo di f gli esercizi d'amore. Allora A è un aperto, F è una funzione analitica su A, avete una curva gamma chiusa, semplice e regolare a tratti, d'accordo? Poi superare ragazzi che Z1, ZK sono punti che appartengono a C, cioè non appartengono ad A, interni a gamma. Questo è Z1, questo è Z2, questo è Z3, questo è ZK, che sono singolarità isolate per F, d'accordo? Poi supponiamo che a parte questi punti Z1, Z2, Z3, ZK nell'interno di gamma non ci siano altre singolarità. Ragazzi, sulla fondina non ci sono, su gamma non ci sono perché gamma è contenuto in A, quindi su gamma non ci sono singolarità. Allora, l'integrale lungo gamma di f di z in dz è uguale a 2 più greco i sommatore su i che vale 1 k per residuo di f punto zk, dove come al solito gamma è orientata positivamente. Nel senso anche
d'accordo? C'è una dimostrazione brevissima. Guardate, questo è il vostro gamma. Supponiamo, per fissare le idee, per semplificare la dimostrazione, ci sono giusto due singolarità. Questo è z1 e questo è z2. Considerate la circonferenza di centro z1, e il raggio ρ1. Tale che all'interno di questa circonferenza, come singolarità, ci sia soltanto z1 e non ci siano altre circonferenze. Questa circonferenza è contenuta in A, d'accordo? E all'interno di questa circonferenza, come singolarità, ci sia soltanto z1, non ci siano altre. Considerate la circonferenza di centro z2 e raggio ρ2, tale che all'interno di questa circonferenza ci sia, come singolarità, c'è z2, ma non ci siano altre. Questa circonferenza sia contenuta in A, d'accordo? Come al solito, per spogliare la circonferenza in senso antiorario, indichiamo con gamma 1 e gamma 2 queste due circonferenze. Allora, cosa facciamo? Congiungiamo la circonferenza gamma 1 con la curva gamma lungo un segmento. Quindi partiamo da questo punto e muoviamoci lungo questo segmento in questa direzione per andare sul gamma. Arriviamo sul gamma, muoviamoci nel senso anche orario fino ad arrivare a questo punto, subito alla stessa altezza di questo, e ricongiungiamoci a la circonferenza gamma 1 lungo un segmento, e poi percorriamo la parte superiore della circonferenza gamma 1 nel verso orario, d'accordo? Questa chiamiamola gamma maiuscola 1, questa qui. D'accordo? Poi congiungiamo la gamma 2 con gamma con un segmento. C'è la stessa cosa, proviamoci lungo questo segmento, partiamo da gamma 2, arriviamo su gamma lungo questo segmento. Risaliamo gamma fino a trovare, a intercettare questo punto. E andiamo su gamma, gamma 1 lungo questo segmento. Arriviamo su gamma 1, percorriamo la parte inferiore di gamma 1 nel verso orario, ma nel verso, siamo nel verso orario, fino a intercettare questo punto. Poi mettiamoci un segmento, andiamo sul gamma lungo questo segmento, poi scendiamo sul gamma fino a intercettare, fino a questo punto, muoviamoci sul gamma 2 lungo questo segmento, e poi ritorniamo su questo punto muovendoci sulla parte superiore di gamma 2 nel verso orario, e questa curva la chiamiamo gamma 2 maiuscola. Ragazzi, guardate, è un po' veloce, sono poco preciso, ma l'abbiamo già visto più volte questo tipo di ragionamento, d'accordo? Ultimo, considerate questa curva qui, è chiamata questa gamma maiuscola, questa qui, d'accordo? Allora, ragazzi, l'integrale su gamma 1 di f, quant'è? All'interno di gamma 1 non ci sono la funzione analitica. Per il teorema di Cauchy questa integrale vale 0. Idem, l'integrale di f su gamma grande 2 vale 0, che è la funzione analitica all'interno di gamma grande 2. Idem, l'integrale su gamma grande 2 di f vale 0. D'accordo? Quindi faccio la somma, questo è il teorema di Cauchy. Quindi se faccio la somma, è uguale a 0. Ma chi è la somma, ragazzi? Guardate, i segmenti li percorro due volte, una volta in un verso, una volta nell'altro, quindi si dividono l'integrale sui segmenti. Cosa resta? L'integrale su gamma percorsa nel verso anche orario. L'integrale su gamma di f in z. Poi cosa resta, ragazzi? Resta l'integrale su gamma 1 e gamma 2, che sto percorrendo come però? Nel verso
orario. Quindi resta meno l'integrale su gamma 1 di f meno l'integrale su gamma 2 di f. Quindi tutto questo è uguale a 0. Questo fatto implica che l'integrale su gamma di f in del z è uguale a l'integrale su gamma 1 di f in del z più l'integrale su gamma 2 di f. Ma chi è l'integrale su gamma 1 di f in del z? Per definizione non è altro che 2π con i il residuo di f in z1 più 2π con i il residuo di f in z1. Ragazzi, è una situazione poco precisa nella costruzione delle curve, proprio capite cosa vogliamo fare. Ragazzi, ci vediamo allora tra un'ora nell'aula, nella sola aula per gli esercizi.